Bentrovati in nuova puntata Dietro Die. Ricordate prima delle elezioni cosa tutto sia successo intorno a Porto Torres. Ne riparliamo quest'oggi per fare anche il punto della situazione. Siamo in compagnia di Arnaldo Melissa. Buongiorno Arnaldo. Tanti problemi in riferimento al settore industriale. Sì, oggi tra l'altro è una data importante perché oggi proprio si dovrebbero incontrare i sindacati e l'azienda per ripartire da dove ci eravamo lasciati, cioè da uno stabilimento chiuso che è stato riaperto grazie alle lotte del territorio. Noi facciamo così, andiamo un po' a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più importanti, gli scioperi, i problemi, eccetera, eccetera. Poi ci rincontriamo a fine puntata per fare il punto della situazione e far conoscere ai nostri telespettatori, ciò che succederà nel prossimo futuro. Perfetto, allora niente, ripartiamo dalla chiusura dello stabilimento il 1° dicembre 2008, poi c'è stata la grande manifestazione di Porto Torres il 4 di dicembre, dove abbiamo fatto una grande manifestazione che ha visto presente tutto il territorio, poi c'è stato l'incontro a Roma con degli impegni che in parte venivano disattesi in prima battuta da parte del governo, poi c'è stata tutta una serie di pressioni, manifestazioni di ogni tipo, tra cui il blocco quasi della centrale Fiumesanto, blocco dell'aeroporto, lotte varie che ci hanno visto impegnati a questo livello. Allora, ne riparliamo, sigla di Eprodie e ci rivediamo dopo. Trovati in nuova puntata di Eprodie. Quest'oggi siamo in compagnia del segretario provinciale, poi della UIL, siamo in compagnia del dottor Arnaldo Melissa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Intanto, cosa significa essere segretario della UIL? Beh, in questo momento significa molto, significa avere delle responsabilità importanti perché rappresentiamo i lavoratori di questo stabilimento, di un pezzo importante dell'industria, forse il più importante in Sardegna. Rappresentiamo un pezzo dell'economia, un pezzo delle buste paga e quindi ciò che si spende nei negozi e che fa vivere il sistema economico di mezza provincia. Cosa sta succedendo? In questo stabilimento esiste una realtà produttiva importante, come ho detto, e contro questo stabilimento purtroppo si muove una sorta di congiura oscura che ci sta usando qualcuno, in particolare sta manovrando per scopi non molto chiari, mettendo a repentaglio il posto di lavoro di alcune migliaia di lavoratori. All'onorevole Berlusconi, che ha preso l'impegno, Presidente, mantenga l'impegno! Questo cosa vuol dire? Che sono avvenuti in 15 giorni dei fatti assolutamente imprevedibili. Basta dire solo una cosa, far capire agli spettatori che Polimere Europa è venuta qua dentro nel 1° gennaio 2007, conclamata come una vera e propria cassaforte di ENI, per fare nuovi investimenti. Improvvisamente, dopo 18 mesi, 20 mesi, un venerdì, capita qua un signore che ci annuncia la chiusura di due impianti importanti, utilizzatori della materia prima del cuore dello stabilimento,
e ci dice che chiuderà per 14 mesi perché lo stabilimento è in perdita e quant'altro. A prescindere che è poco credibile ipotecare il mercato per i prossimi 14 mesi, è poco credibile anche il fatto di voler chiudere per 14 mesi. Questo perché? Perché quell'impianto, a parte che è stato oggetto di, diciamo, di ristrutturazione, pur vero che c'è una crisi eccetera, ma non è pensabile, come dire, prevedere che il mercato vada male per quasi un anno e mezzo. Primo aspetto. Secondo aspetto, questo è avvenuto lo stesso giorno in cui, guarda caso, si procedeva all'ingresso, per esempio, in Ineos di un soggetto dell'economia nazionale che vuole acquisire l'impianto del PVC, l'ex PVC. A noi sembra sospetto che qualcuno venga qua ad annunciarci questo proprio il giorno in cui questo signore vuole acquisire un pacchetto di maggioranza. C'è qualcosa che non torna e noi chiediamo spiegazioni a chi governa questo stabilimento. E finora non sono arrivate, vuol dire che ci abbiamo preso. I think it's pretty. È certo che la giornata di oggi è una di quelle giornate memorabili, perché credo che dal dopoguerra che non ci sia mai stata una manifestazione come questa. Sì, la presenza di tutti i comuni della provincia sta a significare che c'è grande preoccupazione in tutto il territorio. La chiusura degli impianti industriali di Porto Torres non è un problema che riguardi la nostra città, ma riguarda l'economia del tutto il territorio. Sono oltre 100 milioni di euro che derivano dall'attività industriale, che chiaramente influiscono su tutte le attività economiche della provincia, nessuna esclusa. Per cui questa presenza così straordinaria rappresenta la preoccupazione diffusa in tutti i sindaci, in tutti i consigli comunali, ma in tutte le organizzazioni che sono presenti oggi, una grande preoccupazione per il futuro della nostra economia. Lei che vive la città a pieno ritmo e parla molto con i suoi cittadini, ma poi i cittadini quando parlano a tu per tu con lei, che cosa le dicono? Quali sono le preoccupazioni? Certo il lavoro, ma di cosa parlano con lei? Il problema maggiore è appunto l'occupazione, la crisi. Ci sono generazioni ormai arrivate anche a un'età adulta che non hanno mai lavorato. Ci sono famiglie in cui non c'è nessuno che lavori, ormai neanche le pensioni delle nonne riescono più a reggere la crisi economica che c'è nel territorio. Per cui la preoccupazione, più che preoccupazione, io direi che c'è quasi... La gente è spaventata del futuro perché non c'è una prospettiva, soprattutto per i loro figli e per i figli dei loro figli. E per cui c'è una preoccupazione, c'è proprio la richiesta, insomma, quasi la supplica di fare qualcosa per migliorare la situazione di questo territorio. E la chiusura degli impianti non ci aiuta, perché la chiusura degli impianti significa mandare a casa già quelli che erano occupati. E per cui aggiungersi ai migliaia di disoccupati che esistono in questa città e in questo territorio. Per cui la preoccupazione è grave e la sentiamo tutti con forza. Volta che ci si incontra tutti insieme poi per parlare di un grave problema che è quello dei lavoratori. Sì, un problema economico che sta trasformando in un dramma sociale che vede la reazione del territorio tutto comparto, tutti i sindaci, i consigli comunali, i consiglieri comunali affrontano di petto questa questione, dicono no alla chiusura del petrolchimico senza un'alternativa valida. Ora la nostra speranza, il nostro auspicio è che alle parole di Berlusconi, che sono di per sé rassicuranti, seguano i fatti. Non abbiamo motivo di dubitare che Berlusconi interverrà pesantemente sulla questione della chimica, non soltanto di questo territorio, ma sarda.
e aspettiamo però provvedimenti concreti, tangibili. All'onorevole Berlusconi, che ha preso l'impegno, Presidente, mantenga l'impegno con questo territorio. Io non voglio credere, noi non crediamo che l'ENI possa da sola fare quello che vuole. Non ci voglio credere che una impresa a partecipazione statale che ha dato gratuitamente il cherosene all'Italia possa in questo caso ignorare la volontà del governo. Qualcuno mente, qualcuno dice bugie, lo dice sulla pelle di questo territorio. Presidente, l'appello attraverso la stampa a mantenere gli impegni non è uno scherzo. Avete visto ciò che è successo, tutto questo prima delle elezioni, oggi è cambiato il governo, speriamo che possa cambiare quanto prima anche il futuro di questi lavoratori. La parola assolutamente ad Arnaldo Melissa. Sì, ce lo auguriamo, anche perché oggi è una data importante, come ho detto ci sarà l'incontro tra l'azienda e i sindacati ed oggi iniziamo a discutere del rilancio di questo stabilimento. Sarà necessaria la forza, la tensione, la compattezza di un territorio e la volontà politica della regione su una nuova linea industriale, perché finora era stata abbandonata. Occorre ricordare a tutti che qua stiamo parlando di un indotto che coinvolge circa 12.000 famiglie. Questo è un valore assoluto in Sardegna, bisogna ripartire una nuova cultura che tenga conto che quello che abbiamo serve solo come dire di rinforzo per fare la nuova carrozzeria della macchina. In sostanza abbiamo fra le mani una macchina che funziona, ma perché diventi una fuoriserie occorrono nuovi investimenti, nuova programmazione e soprattutto consapevolezza che non bisogna buttare il bambino all'acqua sporca, ma tenerci quantomeno il bambino. Questo bambino è un bambino che può crescere, diventare un giovanotto, diventare un grande lavoratore che può dare ricchezza al paese e al territorio. Secondo me l'interlocutore sarà la nuova giunta regionale e il governo nazionale, che ha preso impegno di rilanciare l'industria in Sardegna.